smile. If he could, he'd wash the tears from your eyes. Felice giornata, Mr. Tom. Vedo che i bastoni del Kendo non hanno più misteri per voi. Felice giornata a te, samurai. Che ti venga un accidente. Sai cosa penso? Che quando mio padre buonanima ti lasciò in eredità a me, doveva proprio odiarmi. Quale abito desiderate indossare oggi, Mr. Tom? Scegli tu. Non è una scelta facile. Voi ne possedete esattamente 118. Vostro padre, grande samurai, soleva dire che la bellezza dell'abito non fa la bellezza dell'animo. Ma quando andò in Inghilterra per fidanzarsi con mia madre, indossò il frac. Ipocrisia giapponese. Ho considerato questo problema, Mr. Tom, e sono in condizione di assicurarvi che la parte ipocrita del suo carattere viene tutta esclusivamente dall'Inghilterra. Guai in vista. A Teheran hanno fatto fuori il principe Varankhan e hanno tentato di spedire all'altro mondo anche la figlia. Chi può essere stato, Mr. Tom? È proprio quello che la CIA vorrà sapere.
Oggi Barankan doveva firmare a Teheran un accordo per la cessione a un gruppo americano di un colossale giacimento di uranio nei pressi di Abadan. Chi ha ordinato il delitto voleva che l'accordo non avvenisse. E perché mai avrebbero tentato di uccidere anche la principessa? Miss Samia è l'erede dei beni del padre e l'accordo avrebbe potuto firmarlo lei. Capisco. Speriamo che alla CIA non venga in mente di mettermici in mezzo. Non ci mancherebbe altro dopo che ho promesso che stavolta sarei rientrato immancabilmente a Londra e sarei stato libero per una vacanza a Honolulu. Certo che Lady Barbara non ve la perdonerebbe. È naturale. Quanto vuoi scommettere che sono loro? Pronto? Sì? Subito. Meno male che non ho scommesso. Deve essere il capo. Proprio quello che voi chiamate crisantemo. Prego. Sì? Ma certo che ho letto. La principessa è all'ambasciata americana di Teheran? Cosa? Venire lì? Ma io non posso, capo. Dimentichi che devo andare a Londra per la faccenda di quel fisico inglese. Devi venire subito qui, capito? Per carità, non farti prendere da un attacco epilettico. Va bene. Sì, domani sarò a Teheran. Ah, ma senti, vuoi che ti porti un bel crisantemo fresco? Tutti i beni della potente famiglia di Barankan passeranno quindi a Miss Samia solamente al compimento del suo 20° anno di età, e cioè tra 22 giorni esatti da oggi. Soltanto allora la principessa potrà firmare l'accordo per la cessione dei giacimenti di Abadan che a noi tanto interessa. Come tu sai, questo accordo, per quanto con delle precise limitazioni di tempo, autorizza lo sfruttamento della zona da parte del gruppo nordamericano UPD e questo, come è facile prevedere, con dei sensibili vantaggi che andranno a beneficio tanto dell'America quanto dell'Iran. Ecco quindi più che evidenti le ragioni per la presenza qui della CIA. E la presenza di faccia falsa a Jerome? A che cosa si deve? Chiamami ancora così. Basta, signori, vi prego! Che maniere sono queste? E inoltre ho ancora molte cose interessanti da dirvi. Anzitutto vi spiegherò perché abbiamo qui con noi il maestro Jerome Osborne. Prima del suo compleanno, chi ha tentato di uccidere Miss Samia avrà tutto il tempo di riprovarci. Potremmo forse trattenerla all'ambasciata col pretesto della ferita. Diciamoci onestamente la verità però, signori miei, quanti giorni potrebbe durare? Pochi, pochissimi. Tale pretesto non sarebbe assolutamente sostenibile di fronte agli altri familiari e la polizia iraniana stessa potrebbe trovare illegale una sua prolungata permanenza qui all'ambasciata, considerazione che non è il caso di trascurare. Problema. Come restituire Miss Samia ai suoi palazzi di Abadan e nello stesso tempo tenerla qui ben protetta e al sicuro sino al giorno della firma dell'accordo? Con una sostituzione di persona. Ed ecco spiegata la presenza del maestro Jerome Osborne, il grande mago delle trasformazioni. È stato il maestro stesso a trovare la ragazza che potrà servirci da controfigura. Ora ve la farò vedere. È la commessa di un piccolo negozio. La scelta potrà sembrarvi un po' bizzarra, ma è stata fatta assolutamente in conformità con le esigenze del maestro. Già, ma io scelgo i soggetti non per la somiglianza dei lineamenti, bensì per una loro più profonda identità strutturale, direi intima. Diciamo le linee sostanziali del disegno biopsichico. Mi basta questo. Al resto provvedo io. La ragazza accetterà di prestarsi alla sostituzione? Ha già accettato per un compenso di $20,000. Thank you.
Io confesso che sono ancora piuttosto incredula. Quella ragazza potrà veramente essere trasformata in un'altra me stessa. Ah, non preoccupatevi. Lasciate fare a Jerome. Un giorno venne incaricato di trasformarmi in un ammiraglio svedese. Naturalmente, appena arrivato in Svezia, fui arrestato. Tom Dollar, vuoi sapere cosa penso di questo tuo umorismo da caserma? Lasci perdere. E tu, Tom, smettila di provocare Mr. Osborne. Va bene, d'accordo. Piuttosto, ditemi una cosa. Quella ragazza, sì, la controfigura, sa a quali pericoli va incontro? Segui quella macchina. È proprio quello che stavo per ordinargli io. Tu entra. Coraggio, fior di loto, hai sentito il padrone. Segui quella macchina. Prima volta che fai l'autostop, tesoro? Sta zitto e non cercare di fare il furbo. E perché dovrei farlo? Tanto abbiamo lo stesso scopo. Siamo venuti qui soltanto per fare due chiacchiere. Tu dovrai fare uscire dalla vostra ambasciata la figlia di Baran Khan e consegnarla a noi. Tutto qui? Sì. D'accordo, ma chi firmerà la ricevuta? Voglio dire, per conto di chi la prenderai in consegna? Tu evidentemente sei un professionista, amico. Risparmiami il tuo spirito. Sono un professionista anch'io. Allora? Allora mi consola molto il pensiero che tu non voglia uccidermi, perché può darsi che ti serva. Ma per il resto dovrai convincermi. Peccato che mi sia stato proibito di rovinarti i connotati. Ho dei sistemi efficaci. Okay.
Alza le mani e vieni avanti. Fucile di marca rossa. Un fucile di marca russa, abiti con etichetta russa, biancheria russa, l'uomo quindi non era un russo. Si vede che questa gente ci ha preso proprio per dei dilettanti. Ti immagini un killer che porta l'etichetta su tutti gli indumenti? E gli altri due gorille? Sicari da strapazzo all'oscuro di tutto. Scusi, posso avere una delle mie sigarette? Grazie. Bisogna identificare i mandanti. Londra è dello stesso parere e desidera inviare un suo osservatore per seguire da vicino la questione. E così avremo tra i piedi un agente inglese? No, non un agente, un osservatore. Quello che accade nel Medio Oriente interessa ancora gli inglesi. Nostalgie di vedovi. Ma se i guai fossero tutti questi, la faccenda sta diventando molto grave invece. Ad Abadan cominciano ad agitarsi. Di là ci sono un prozio della ragazza, il medico di famiglia e un ispettore di polizia per controllare le condizioni della paziente e chiederne il rientro. È un bel pasticcio. Che cosa facciamo? Dovrai pensarci tu. Andrai di là e toglierai dall'imbarazzo quel brav'uomo dell'ambasciatore prima che spari delle fesserie. Direi che sei un medico inglese, il dottor Thompson, e che hai in cura la ragazza dal giorno dell'attentato. Benissimo. E come me la caverò col medico vero? Con la tua inossidabile faccia di bronzo, che è la tua arma più temibile. La principessa non è in condizione di affrontare il viaggio. Non è il caso di esporla a disagi. Qui è ben curata. E ora con la presenza della sua fedele cameriera, che avete condotta con voi, lo sarà ancora meglio. Mi sono permesso di esaminare la ferita, dottor Thompson, e un'abrasione superficiale ormai quasi rimarginata. Verissimo. Ma bisogna tener conto dello shock, egregio collega. Gli avvenimenti hanno lasciato conseguenze che richiedono riposo e tranquillità assoluti. Mi sono assunto la responsabilità di mia nipote e pertanto esigo che torni ad Abadan. Non pensate ai rischi a cui sarà esposta una volta fuori di qui? Io so soltanto che il rischio più grave l'ho accorso qui, a Teheran, mentre era diretta a questa ambasciata. La signorina ha iniziato una cura che vorrei portare a termine. È questione di pochi giorni. Di pochi giorni, va bene. Come funzionario di polizia, dottor Thompson, non posso non prendere atto del desiderio di Hamid Khan. Tanto più, e ora mi rivolgo al signor ambasciatore, che una prolungata e poco giustificabile permanenza di Miss Samia qui, nell'edificio della vostra ambasciata, in zona extraterritoriale, potrebbe essere interpretata da qualcuno come un sequestro di persona. Ecco, lo immaginavo. Mi hai riconosciuta da lontano. Veramente ho riconosciuto il tuo bagaglio. Ma come hai saputo che mi trovavo qui? Perché sei venuta? Non mi dire che il tuo è un viaggio di riposo e che sei qui per caso. Ma i miei sono tutti viaggi di riposo, darling. Ogni volta mi devo riposare per la fatica di aver fatto i bagagli. Beh, non disfarli. Anzi, ricaricali su di un aereo in partenza per Londra e torna a casa. Le vacanze le faremo un'altra volta. Ma dimmi, si può sapere perché continui a guardarti attorno? Aspetta una persona. L'osservatore inglese, per caso? Lo sai. Ma certo, vuoi che non lo sappia? Sono io l'osservatore inglese. No. Tom Dollar è stupito. Caro, sono Lady Barbara Cray, non dimenticarlo. Gioco a bridge con mogli di lord, di ministri, di generali. E sapessi quante cose si dicono giocando a bridge. Discrezione inglese. Qualcuno ti ha raccontato della mia missione a Teheran e tu sei riuscita a farti inviare qui come osservatrice. Ecco, è andata esattamente così. Sei contento, collega? Oh, mi racconterai tutto, vero? È la mia prima esperienza di spia e ci tengo a fare bella figura. Sei un incosciente. Strano. Nel gruppo manca il mio collega dottore. Non capisco, cosa vuoi dire?
Non ho tempo di spiegarti. Va al Grand Hotel e sistemati lì. Chiedi di Mr. Jerome Osborne. Lui ti racconterà tutto. Io ti raggiungerò appena possibile. Ma cosa... Vieni. Mi dispiace, dottore, ma è necessario il permesso del dottor Thompson. La vostra diffidenza è decisamente ridicola. Giù hanno voluto ricontrollare il mio permesso che conoscevano benissimo. Ora qui, pur essendo il medico di famiglia della signorina, mi si vuole impedire di applicare questo unguento cicatrizzante sulla sua ferita. Non senza il benestare del dottor Thompson. Ben detto, infermiere. La prego di non insistere, caro collega. Ma io volevo solo... Come si permette? Faremo analizzare questo unguento. Ci vorrà poco. Lei può aspettare il risultato qui con noi. Per ricevere le nostre scuse, ben inteso. Capirà, come medico personale della signorina, ho il dovere di far esaminare le medicine che non ho prescritto io. Attenta! È il marchio dei Singh, non c'è dubbio. È sicura? Sicurissima. Vero, Jasmine? Sì, è il marchio dei Singh. Anche i Singh adesso nella mia ambasciata. Principessa, lei che cosa sa dei Singh? È un'antichissima setta che non esiste più da tempo immemorabile. Appartiene ormai alla mitologia del nostro paese. Racconti dei nonni per intimorire i nipotini. È tutto quello che so. Il suo caro prozio, dovendo scegliere un medico per lei, è andato a cercarlo nella mitologia. Deve ammettere che suona piuttosto strano. Jerome Osborne dovrà superare se stesso nell'accelerare i tempi di preparazione della controfigura. Prima si saprà che Miss Samia ha raggiunto Abadan, meglio sarà. E inoltre sarà opportuno che la sua cameriera rimanga al fianco di Louise O'Donnell nella controfigura per consigliarla anche sui minimi particolari del suo modo di vestire e comportarsi. Jasmine lo farà. Come sta la mia infermiera? Ma ce la caverà. Ne ha passate di peggio. E anche lei è un agente della CIA. Una falsa infermiera. Un falso medico. Una falsa me stessa. Tutto falso. Già, tutto falso. Tranne l'arma che ad Abadan forse ucciderà quella povera ragazza che la sostituirà. Un momento, signor ambasciatore. Comunque l'idea della sostituzione di persona non è stata mia, ma vostra. Io l'ho accettata per portare a termine l'opera di mio padre. Il destino di quella ragazza l'avete deciso voi, non io. Mi sembra un sogno questo, di dover sostituire un'ereditiera tanto ricca ed importante. La prego di stare zitta e ferma. È indispensabile. Quello che io uso chiamare la trasformazione base è stata operata. Eccellente. Ma adesso ci troviamo di fronte al compito più arduo e tremendo. Bisogna captare quel todeti, cioè, come dicevano i greci. E cioè quel qualcosa di indefinibile che fa la personalità della vera Samia e che io trasferirò su questo volto. Per adesso sembra sì e no una cugina in secondo grado. Hai il naso e gli occhi che se restano così è meglio che te ne vai via subito. Un paio di iniezioni di paraffina emulsionata e naso e zigomi appariranno identici a quelli del modello. Mentre due bellissimi tiranti tra i capelli modificheranno il taglio degli occhi. Sempre non tenendo presente che quelli di Louise sono azzurri e quelli di Samia di un bel nero smagliante. Il signore non sa che tutti gli occhi esistenti in natura sono compresi nel mio campionario. Lenti a contatto? Ecco, esattamente. Di quelle che poi ogni tanto si staccano, creando tra i presenti un certo imbarazzo. Fuori, 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 via. Non posso lavorare in presenza di chi nega la mia arte, di chi mi giudica un cialtrone, mentre io sono considerato un vago della specialità. Potrei dirvi di me cose che vi lascerebbero di sale.
Ma lo sapete che l'uomo che si recò in America spacciandosi per Khrushchev era soltanto un contadino russo truccato da un mio allievo passato qualche anno fa oltre Cortina? Ecco, ma un giorno compirò la più incredibile delle mie imprese, trasformando niente meno che l'onorevole Fanfani nel generale De Gaulle. Ah, finalmente. E ora a noi, ragazza. Adesso dobbiamo compiere un vero capolavoro. Di bravura e di tempo. Ne sono più che convinto, ma le sarò grato se vorrà ripeterlo in presenza del suo odioso amico Tom Dollar. Sono un pazzo ad accontentarla. Il mio desiderio di controllare la copia che avete fatto di me stessa è assolutamente legittimo. O è una curiosità femminile? Si accomodi, vengo su. Oh, devo ricredermi, è sorprendente. Sono lieta di conoscerla. È davvero straordinario. Siete proprio dei maghi. Eh no. Pardon, non facciamo confusioni. Io sono un mago. Sono contento che abbia provato la nostra opera. Ma adesso sarà prudente che lei... Sarà prudente che la vostra opera sia ultimata da me. È per questo che ho preteso di venire qui. Penso che ci siano delle cose, abitudini, rapporti familiari... o dei particolari personali che nessuno di voi, neanche Jasmine, può aver insegnato a questa ragazza. Scusi, l'avevo sottovalutata. Vuol parlare con Louise? Lo ritengo indispensabile. Prego. Vogliamo andare? Vieni pure, Jasmine. Beh, piuttosto duretta la piccola, direi. Non un fremito. Non un istante di cedimento davanti a quella povera ragazza che potrebbe essere uccisa al posto suo. E poi parlano tanto del self-control inglese. È la figlia di Baran Khan. Ed è stata educata sin da bambina a far tacere i sentimenti. Data la sua posizione, un giorno potrebbe anche essere scelta a diventare regina. Oh, moglie del tuo simpatico crisantemo. Visto che in quanto a cinismo se la battono. Ma pensa che bella unione. Il primo figlio lo avrebbero chiamato Caino.
Miss Barbara? Arrivederci, Miss Samia, e grazie. Arrivederci, Miss Louise, e buona fortuna. Bentornata, Samia. Lady Crane. È un piacere rivederla, sia pure in queste circostanze. E sono lieto che Samia l'abbia invitata a venire qui, nostra ospite. Grazie. A quanto vedo, lei conosce già Lady Crane. Sì, dagli anni in cui ero studente a Oxford. I bei tempi della nostra spensieratezza. Lei è il dottor Thompson, vero? Esatto. E lei, Mr. Gabbert Tavy. Ma non trascuriamo la convalescente. La principessa ha assoluto bisogno di riposo. Dovrà rimanere nel suo appartamento, vedere pochissime persone e parlare con molta parsimonia. Sarà assistita e protetta giorno e notte, non tema. Hamid Khan ha già impartito disposizioni agli uomini di palazzo. Lady Crane alloggerà negli appartamenti di Samia. Per lei, dottor Thompson, e per il suo domestico abbiamo fatto preparare la dépendance che è in fondo ai giardini. Prego. Anch'io ho del sangue europeo nelle vene e questo spiega i miei capelli biondi. Mia madre era svedese. Che posto stupendo. Era l'orgoglio del povero Baran Khan. Amava occuparsene personalmente. Si dice che l'abbiano ucciso perché non firmasse un certo accordo con gli americani. È vero? Non ne ho la minima idea. Non mi intendo di queste cose. Io ho solamente l'incarico di occuparmi della salute di sua cugina. Chi è amico di Samia è amico mio. Siamo cresciuti come fratelli. Due belle piscine, oltre a un laghetto. Al principe Baran Khan non mancavano davvero tutte le comodità. Quello che ora è un grazioso laghetto era una volta una terribile fossa dei serpenti. Allora era uso comune gettarvi gli schiavi ribelli in pasto ai rettili. Rettili? Senta, Mr. Gabber, mi interessa avere delle informazioni sul conto dei Singh. Lei ne sa qualcosa? Dei Singh? Vuol proprio dire quelli della setta. Come mai? Curiosità. Un po' di colore locale. Bene. Ma si tratta piuttosto di mitologia. Se ne parlava come di un'antica favola già un paio di secoli fa. Ah, davvero? Il suo simbolo era un serpente, no? Sì, mi pare. Questo momento appartieni alla setta degli eletti, alla setta più antica, più nobile, più temuta. Sei stato scelto per avere onore e gloria in cambio dell'ubbidienza che devi ai tuoi capi nell'esecuzione di quanto ti sarà richiesto. Se tradirai, la vendetta saprà raggiungerti ovunque e non risparmierà la tua casa, i tuoi beni, i tuoi figli. E ora giura la tua fedeltà ai Singh. Giuro. Le assicuro che la mia fantasia non è del tipo che si scatena col pretesto dei misteri e del fascino dell'Oriente. Per la verità, dal suo atteggiamento avrei detto il contrario, dottor Thompson. Solo così potrei spiegarmi la sua richiesta di aiuto per smascherare le pretese attività dei Singh. Lei è libero di pensare quello che preferisce. La responsabilità, in fondo, è tutta sua. Che vuol dire? Che può sbagliare a non darmi ascolto. Ma lei si rende conto che io sono il capo della polizia? Sono qui per questo, dopo aver cercato invano di convincere il suo vice. Ah, sì? Ma neanch'io mi farò convincere ad espormi al ridicolo. Senta, dottor Thompson, finché lei rimarrà nel vago, così nel generico, io non potrò darle ascolto. Aspetti, vede, anche se
quel medico di fiducia scelto da Hamid Khan avesse sul petto il marchio di un serpente, non deve farsi impressionare. Non è la prima volta che dei singoli fanatici si ispirano a qualche vecchia setta scomparsa. Se lei ne è convinto? Profondamente. No, i Singh non esistono più nella loro forma originaria e nessuno ha interesse a farli rivivere. La saluto, carissimo dottor Thompson. La ringrazio. Arrivederci. Non ho mai capito perché tu, ricco, giovane, indipendente e affascinante, ti vada a cacciare in questi pasticci. E si può sapere allora perché tu, ricca, giovane, nobile, indipendente e non meno affascinante, ti sei data tanto attorno per venire qui a fare l'osservatrice dei miei stessi pasticci? Io l'ho fatto per stare un po' con te, lo sai. E che cosa ho ottenuto? Solo qualche minuto di tanto in tanto. Ti avevo avvertita prima, però. Beh, ora vieni. Anche questa passeggiata ha una meta. Oh, no! Buongiorno. Buongiorno, signore. Vorrei vedere un cofano anciano. Beh, è una richiesta strana per il mio negozio. In ogni modo ne ho uno. Uno che vale un dollaro. Io sono quel dollaro. Si accomodi, allora. Pronto? Pronto? Ho bisogno immediatamente di un crisantemo per un dollaro. Mm? Cosa? Ho sempre l'impressione di essere un fioraio. È per lei, sulla linea speciale, da Abadan. Pronto? Ah, finalmente ti fai vivo. Qui c'è anche Osborne, ansioso di sapere com'è andata. Dia faccia falsa a Jerome che stiamo per finire tutti in galera. Ma che dici? A Louise ieri sono caduti gli occhi nel bagno. Come? Le sono caduti gli occhi? Impossibile, del tutto impossibile. Quel grosso cialtrone mente per coprire le fesserie che fa lui. Certo,
Ma bravo, è proprio il caso di scherzare. Parliamo seriamente, se non ti dispiace. Qui, dalle mie indagini, risulta che i fantomatici Singh non esistono più. Eh? Sì. 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 Su, beva. Vedrà che questo la farà riposare. Si corichi adesso. Non so cosa mi succeda. Ho paura, Jocelyn. Saranno gli uomini di guardia. Lei è molto nervosa e mi dispiace vederla così. Su, venga a riposare ora. Siete feriti? No, ma era meglio che non avesse sparato. Dov'è Samia? Samia!
prima. Le avevo detto che avevo paura. E allora lei si è offerta di andare a dormire nel mio letto. Oh mio Dio, non avessi mai consentito. Che cosa ho fatto? Vorrei essere morta io. Vita movimentata quella del medico, vero? Eh già. Anch'io, sa, avevo cominciato a studiare medicina, ma poi ho preferito fare l'ispettore di polizia. E devo dire che a quanto sembra è un mestiere più tranquillo. Le ho detto tutto quello che so sull'incidente di questa notte. Ma ora vorrei farle una domanda io, ispettore. Che ne sa dei Singh? E lei, dottore, che ne sa dei Mau Mau? Ma che cosa c'entra? I Mau Mau hanno abbandonato la scena inglese da anni. E i Singh quella iraniana da secoli. Mi creda, dottor Thompson, sono favole. Favole raccontate non so da chi e non so a quale scopo, ma unicamente favole. Questa è la verità. Posso andare? Ma certo. Ah, un momento. Mi scusi, ma devo dirle ancora una cosa. Riguardo alla faccenda di questa notte, è molto strano che ai miei uomini, mentre il conto dei morti quadra perfettamente, quello dei vivi zoppica. Pare che manchi dal conteggio proprio la guardia che si trovava di servizio davanti alla camera di Miss Samia. Un tizio con una cicatrice sul volto. Ma io non ne so nulla. Me lo auguro proprio, perché sennò sarei costretto a dubitare molto della sua missione di medico. Goodbye, dottor Thompson. Bye, ispettore. Allora, amico, le vogliamo fare queste quattro chiacchiere? Sarebbe ora, no? Spero che avrai capito che se io e il mio samurai ti abbiamo rinchiuso qui è perché non abbiamo creduto alla storiella dei sicari entrati dal balcone. Eh? Tu sei di quelli che muoiono senza parlare. O per caso stai pensando di fare il furbo? Non ti ci provare. Sarebbe tutto tempo sprecato. Lo sai anche tu che avresti la peggio. Avanti, sentiamo qual è la verità e chiudiamo la partita. Deciditi. Allora. Oh. E non è più uscito. Credo che dovremmo fare una visitina a questa importante istituzione anche se siamo fuori orario. Tieni. E come faremo ad aprire la porta? Hai mai visto un medico andare in giro senza i ferri? Su. Mm.
coi costumi dei Singh del 1200. Sappiamo che tu ti chiami Tom Dollar e che sei un agente della CIA alle dipendenze di un individuo astuto e senza scrupoli soprannominato Crisantemo. Ora però sei in nostre mani e dovrai eseguire gli ordini che ti daremo. Noi vogliamo da te Samia, figlia di Baran Khan. La indurrai ad uscire dal palazzo e ce la consegnerai. E se rifiutassi? Non te lo consigliamo. Se rifiuterai o se, dopo aver accettato, ti passerà per la mente di tentare qualche trucco, non riuscirai a partire vivo da Abadan. E la ragazza sarà comunque raggiunta e uccisa. Speriamo che ormai tu abbia capito come sia difficile sfuggire alla nostra volontà, che non conosce ostacoli nell'attuare i suoi fini. Non temo le vostre minacce. Se non eseguirai i nostri ordini, verrai eliminato. E ti troveranno con la pistola in pugno accanto al cadavere di Samia. Così apparirà che il governo americano l'ha fatta uccidere da un suo agente perché aveva cambiato idea circa l'accordo. Avete pensato a tutto? Ti diamo 48 ore di tempo. Non sprecarle. Possono essere le ultime della tua vita. Farai bene a metterti in contatto con il tuo capo. È un uomo di grande esperienza e vedrai che ti consiglierà di accettare. Ne dubito. Consegna la ragazza. Hai capito? Consegnala immediatamente. Lascia tutto e torna qui. Oh, no. Hai sentito benissimo. Ma questo è impossibile. Fa come ti ho detto. Quella gente fa il nostro gioco. Ormai mancano soltanto 3 giorni alla firma dell'accordo. Fra 3 giorni Samia, la vera Samia, figlia di Baran Khan, che è qui con noi, firmerà. Quando si accorgeranno di avere una copia, non avranno più tempo per agire. Nei tuoi piani era prevista anche questa eventualità, eh? Ma non pensi che consegnare quella ragazza per me sarà come portare un innocente al boia? Tom, dietro quei boia in maschera si nascondono gruppi e potenze che vogliono boicottare la firma dell'accordo non per amore dell'uranio, ma per operare un'infiltrazione in Medio Oriente. Davanti a una tale minaccia per la pace non posso permettermi di fare il sentimentale. E poi non è detto che Louise, una volta scoperta, non se la cavi. Comunque consegnala, è un ordine. Ecco appagata finalmente la sua curiosità. Questa è la mia barca. Spero di averla un giorno gradita ospite in una delle mie crociere. Il mare qui attorno è stupendo, di una limpidezza straordinaria. Non fa certo parte della tradizione del misterioso Oriente. Tradizione che casomai si fonda su ben diversi esempi. Ah, è lei che è misteriosa adesso. Oh, no, è lei che per quanto io faccia non vuol parlarmi della setta dei Singh. Su cui le ho rivolto delle domande ben precise, mi pare. Non voglio parlargliene, ma tutt'altro. Ed è presto fatto. A quanto ne so, la setta dei Singh esisteva in tempi remoti. Essa era di carattere religioso e aveva per scopo l'applicazione fanatica delle regole islamitiche di rito sciita. E adesso? E adesso, se esiste davvero come lei sospetta, dovrebbe trattarsi di una cosa tutta diversa. Un'organizzazione all'ombra della quale potrebbero nascondersi uomini potenti e senza scrupoli, di qualsiasi paese. Appartenenti magari ad una banda privata. O inglese. I giacimenti di uranio possono interessare chiunque. Ma vogliamo proprio sprecare questa meravigliosa serata in chiacchiere così impegnate?
Scendiamo giù. Le ho preparato, Lady Crane, uno spuntino a base del famoso caviale persiano e di champagne. Spero che lo gradisca. Un programma altrettanto impegnato, l'impressione. Caviale e champagne. Armi classiche per la conquista di una bella donna. Se poi ci aggiunge anche il plenilunio, non c'è più scampo. Sono davvero lieta che Lady Barbara abbia accettato l'invito di uscire con Mr. Gaber. Così lei, per non lasciarmi sola, ha dovuto pranzare con me. Quando ho lei vicino, mi sento più tranquilla. Louise, io... Lo so. Lei si sente in colpa per avermi esposta a tanti pericoli senza avvertirmi. Immagino però che non le sarà stato possibile farlo. Avrà dovuto obbedire a degli ordini. È così, vero, Tom? Sì, è così. Non riesco però a giustificare la vera Sammy. Trovo mostruoso che abbia accettato di mandare un'altra a rischiare la vita al posto suo. No, non deve biasimarla, Louise. Anche lei ha dovuto obbedire a dei doveri. E sono certo che le è costato un grande sacrificio. Assoggettarvisi. È molto preoccupato di giustificarla. Va bene, non tema, non la tradirò. Farò la mia parte fino in fondo. Ormai il momento del terrore l'ho superato. Hanno raddoppiato la vigilanza intorno a me. E poi, soprattutto c'è lei. Tom. Louise. Ma la ferita è vera. I miei complimenti, principessa. Davvero un'ottima attrice. Ha ingannato tutti, anche me. Quando si è sostituita la piccola Louise? Eh? Fu quando le volle parlare di cose intime al Grand Hotel di Teheran, a idea del caos che ha creato? Ormai non posso neanche comunicarlo ai superiori. Non servirebbe assolutamente a niente. Tutto al più servirebbe solo a provocare una serie di infarti a catena da Teheran a Washington. Ma perché? Perché lo ha fatto? È strano. Riusciva a giustificare tanto bene il mio cinismo e adesso invece non riesce a giustificare la mia onestà. Non posso crederlo. Non sarebbe l'uomo che io ammiro. Che io amo. Samia, cerca di capire, ti prego. No, Tom. Non voglio capire niente. Venendo qui come osservatrice non immaginavo davvero che avrei osservato roba del genere. Come dice? Oh, non ci vadi. Voglia perdonarmi, la vedo sconvolta. Posso fare nulla per lei? No, grazie. Lei è molto innamorata del dottor Thompson. Oh. Sì, è evidente. Com'è evidente che farebbe qualunque cosa per lui. Vi aspettavamo, amico. L'ho capito subito. Dobbiamo fare quattro chiacchiere con te. Ma è ora di andare a dormire? Ti faremo dormire noi, sta tranquillo. Shut up!
Sembra che il suo amico si stia riprendendo. Portateli via! Allora, Lady Crane, accetta? Uno scambio di una semplicità estrema. Samia contro Tom Dollar. Lei non tradirà nessuno, visto che è inglese. E poi sappia che lo stesso Tom Dollar aveva accettato di consegnarci la ragazza. Ma noi abbiamo pensato che, dati gli sviluppi sentimentali che la vicenda è andata assumendo tra i due, forse lui non sarebbe più stato dello stesso parere. Come vede, siamo bene informati. E sappiamo che lei è disposta a tutto per salvare quel giovanotto. E allora perché esita? Ci faccia avere Samia, approfittando della fiducia che ha in lei. E noi consegneremo Tom Dollar. Un compromesso che, date le circostanze, sembra piuttosto conveniente per lei. Mi avete portata qui con l'inganno. E ora mi proponete di agire carpendo la fiducia di una persona che non dubita assolutamente di me. Non mi pare siano delle buone premesse perché io possa fidarmi di voi. Gaber. Al di fuori della politica, milady, la mia parola è quella di un gentiluomo. Ci consegni mia cugina e dopo 12 ore esatte noi consegneremo Tom Dollar. Ci è andata abbastanza bene, eh? Vorrei sapere perché non ci hanno fatto fuori. Vostro padre, un saggio samurai, diceva: la libertà è grande. Approfittane senza far domande. Ma mia madre, da buona inglese, diceva: porta troppo aperta, fregatura certa. Lo diceva con altre parole. Era una lady. Ecco un'altra lady. Tom! Vi siete fatti niente? Presto, andiamocene via. Barbara, che significa questa storia? Come hai fatto a sapere che ci avresti trovato qui? Ma sei libero, no? Questo è l'importante. Parla come un vero samurai. Barbara, voglio la verità. Bene, come vuoi. Sono stata costretta ad accettare una contropartita. Quale contropartita? Ho dovuto scegliere fra te e quella ragazza, Tom, e non ho certo esitato. Ma non è possibile. Tu hai fatto questo. Ma perché non avresti avuto scampo? Lei, forse, quando avrà dimostrato di non essere la vera figlia di Baran Khan, ma semplicemente la commessa di un piccolo negozio di Teheran. In ogni caso, la tua vita mi è più cara della sua. Anche i tuoi capi preferiranno aver vivo Tom Dollar piuttosto che la controfigura di Samia. Ma è la vera Samia, maledizione, è la vera Samia che tu hai messo nelle loro mani. La controfigura, Louise, la commessa del piccolo negozio di Teheran, se la stanno coccolando all'ambasciata americana ben avvolta nella bambagia per paura che si sciupi. E se a Washington si sapesse questa storia, qualcuno questa notte non chiuderebbe occhio nella sua bella Casa Bianca. Quindi ora devo agire di mia iniziativa, subito, se non voglio che sia una catastrofe. E ora devi dirmi tutto quello che sai e con chi hai trattato. Non posso, perdonami. Tom, sono stata costretta a dare la mia parola. Era Gaber Taedi, vero? Come, tu lo sapevi già? L'avevo sospettato fin da quando uccise i due sicari che certamente avremmo catturato. Io e il samurai. La notte dell'attentato. Sperava di trovare dei Singh nel museo? Gliel'avevo detto che non esistono. Esistono persone che potrebbero utilizzare i loro costumi. Nel nostro paese non è vietato mettersi in maschera. Neanche se si tratta di spietati assassini? I tre assassini che avevamo preso sono morti. E ce n'è un altro col volto sfregiato che lei ha nascosto e poi lasciato fuggire. Semmai dovrei dichiarare in arresto lei, dottor Tom Dollar. Ispettore, quest'uomo, chiunque egli sia, afferma che mia nipote Samia è stata rapita da Gaber Taedi. E io gli credo. Dobbiamo trovarlo ad ogni costo. Se io fossi giovane e ricco e possedessi una villa e uno yacht nel Golfo Persico, saprei certamente dove andare per un weekend con una graziosa cugina. Gaber ha uno yacht? E sa esattamente dov'è la villa? Certo. Bisogna far presto. Vuol venire con noi? Solo perché un giovanotto brillante porta la cugina a fare una gita romantica sul suo yacht? Non vedo proprio come potrei. Ce la caveremo da soli.
Il cielo non voglia che Samia sia stata uccisa, ispettore. Se Gaber è astuto come credo, e se ormai è al corrente di una certa faccenda di scambi di persona, non la ucciderà. Spero di fare in tempo. Arrivederci, ispettore. Domani a mezzogiorno, cara cugina, i tuoi affezionati amici americani porteranno ufficialmente davanti alla stampa e ai fotografi Samia, la figlia del compianto Barankan, che firmerà con loro l'accordo per le zone uranifere. A mezzogiorno e mezzo noi faremo conoscere a tutto il mondo la nostra profonda sorpresa e la nostra indignazione e sveleremo chi, in combutta con gli americani, ha posto la sua firma all'accordo. Una falsa Samia Barn. La vera Samia firmerà domani a Karachi un altro accordo, quello valido con altri nostri amici. Perché tu lo firmerai, cara cugina. E a questo punto il trucco escogitato dagli americani si rivolgerà contro di loro come un boomerang. E il falso trattato salterà in aria, insieme al prestigio di Washington, nel nostro paese e nel mondo intero. Che succede? Tu resta qui. Che cosa c'è? Alcuni uomini con quell'americano. Gira dall'altra parte. Settle with you. Look.
sbrigatevi! Ehi, voi, laggiù! Allora si è deciso a intervenire, ispettore? Una sparatoria nella villa di una personalità in vista come il signor Gaber è un grave turbamento dell'ordine pubblico. E la ragazza dov'è? La troverà su in salotto, signor Tom Dollar. Molte grazie. Svelti, svelti, andiamo! Tom! Non avrai più nulla da temere. Tutto è finito. È finito tutto, vero? Sì. Una ragazza nuova, siamo riusciti. Io sono veramente soddisfatto. Sei riparto immediatamente. Un accordo che darà molti frutti per ambedue i paesi. Complimenti, signorina. Mi compiaccio. Buongiorno. Segui, arrivederci. Arrivederla. Segui. Segui. Buongiorno, arrivederla. È stato veramente un accordo. Non credevo che quell'accordo. E così, anche questa è fatta. Già, fine dell'avventura. E tutti vissero felici e contenti. La principessa Samia è viva e dirige con soddisfazione il suo vasto impero industriale. La piccola Louise è ricca e felice. E tu sarai promosso capo spione, magari. E, senti, non credi che meriti anch'io una promozione come osservatrice di Sua Maestà Britannica? Ma naturalmente, cara, certo. Ecco il premio che meriti. Di un po', mi credi così cretino, cara la mia sofisticata lady, da non capire il perché di certi tuoi atteggiamenti, eh? Fin dai primi giorni tu hai saputo che la ragazza che abbiamo portato ad Abadan era la vera Samia. Ti è bastato poco per notare la differenza tra la modesta commessa di un negozio e una principessa. E col pretesto di salvarmi la vita, hai sacrificato la vera Samia consegnandola al tuo amico Gaber. E adesso rispondi, per chi lavori tu? Per me stessa, Tom. Per denaro. Sai, le cose non sono poi tanto facili oggigiorno per le lady. Andiamo, piantala. Non continuare a prendermi per un cretino. È una scusa puerile. Sei una delle donne più ricche d'Inghilterra. Su, fuori la verità. Beh, il fatto è che mi avevano drogata. Sì, Tom. Ipnotizzata. Visto che ti ostini a non dire la verità, ti aiuterò io. Forza, cerca di ricordare. Ti era stato ordinato dal governo inglese di sabotare il nostro accordo? Sì, Tom, è così. No, non è vero niente. L'hai ammesso con troppa facilità. Gli inglesi avrebbero preferito un accordo con l'America piuttosto che correre altri pericoli. Allora? Tom, quella ragazza era innamorata di te. E tu ti stavi innamorando di lei. E io che da anni ti seguo... Tu, Barbara, dopo di me, sei... Sei la canaglia più snob che io conosca. Confessi più apertamente, più volentieri un crimine che un sentimento avvilente come la gelosia. Che cosa farai ora? Mi denuncerai a quello sgradevole uomo con il fiore all'occhiello? Non lo so. Devo pensarci. Credo che ci penseremo a Honolulu. Non è lì che dovevamo andare? Sì, certo. Sì, vattene pure in vacanza, e per conto mio puoi anche restarci per sempre, Tom Dollar. La CIA non sa cosa farsene di un cialtrone della tua forza. Sì, certo, sei un cialtrone, un incosciente. Il più inetto degli agenti, il più stupido degli uomini. E quando dico inetto adopero un termine gentile per il riguardo che si deve a una signora. Ehi, un momento. Vittoria! Questa è stata la mia più grande vittoria. Olì! Whip! Sparito! Sei stato sconfitto, Tom Dollar. Ed ora in poi... Oh, pardon. Non ti permettere più di avanzare sia pur minimo dubbio sulla mia abilità.